per i napoletani, ma anche per chi raggiunge in auto la città, ricordare che Napoli ospita dopo 50 anni la gara di partenza del 96esimo Giro d'Italia. La fatidica data sarà sabato 4 maggio. Per gli addetti ai lavori si susseguono le ordinanze sindacali. Per i cittadini si sta preparando, annuncia il Comune, una campagna di informazione capillare affidata a Napoli Park. Previsto un volantinaggio casa per casa lungo le strade del percorso del giro, volantini che saranno apposti anche sui parabrezza delle auto in sosta, fogli che bisognerà leggere e magari non buttar via, visto che per consentire la predisposizione delle transenne, lo stesso svolgimento della gara e il ripristino poi dei luoghi, per i giorni 3, 4 e 5 saranno inevitabili delle provvisorie modifiche del traffico. Divieti di circolazione e soprattutto di sosta con deviazioni anche degli autobus pubblici. Già in vigore il divieto di sosta negli spazi autorizzati a pagamento di via Cesario Console in entrambi i lati tra via Nazario Sauro e piazza del Plebiscito. Poiché la partenza e l'arrivo della tappa del giro saranno dalla rotonda Diaz, dalle 8 alle 19 di sabato divieto di transito e di circolazione lungo tutte le strade, ben 24 del circuito, che i corridori dovranno percorrere tra Lungomare, Mergellina e Posillipo. Sospesi i permessi di sosta in queste strade anche per i residenti. Per loro la possibilità di parcheggiare in tutte le strisce blu della città esibendo il permesso di zona. Durante la gara nemmeno i pedoni potranno attraversare le carreggiate, né tantomeno sarà consentito ai veicoli di mettersi dalle aree confinanti e dai passi carrabili. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.comune.napoli.it.